Ben ritrovati, siamo con Carlo Visintini a Trieste, un operatore dello spettacolo che oggi, 1 maggio, insieme ad alcuni colleghi ha inscenato una sorta di manifestazione. Qual è il messaggio che volete dare, Carlo? Reddito incondizionato per tutte e tutti quelli che non stanno lavorando in questo momento, per tutti i disoccupati, per tutti quelli che stanno pagando la crisi del Covid-19 sulla loro pelle. Dopodiché salute e sicurezza sul lavoro, no? La libertà di movimento per tutte e tutti i cittadini, pensiamo in particolare ai bambini. Pensiamo soprattutto alle categorie più escluse e che più stanno soffrendo questo stare chiusi dentro casa. Quindi voi come operatori dello spettacolo in realtà non potete lavorare adesso perché ovviamente tutti gli spettacoli, gli eventi sono chiusi e quindi cosa chiedete? Noi chiediamo un reddito di quarantena per tutte e tutti, chiediamo dell'erogazione di soldi a fondo perduto alle aziende che non ce la faranno ad arrivare a fine anno indenni e molti di noi saranno costretti a chiudere le aziende. Siamo dipendenti di cooperative, siamo piccole partite IVA, siamo organizzatori di lavoro, siamo organizzatori di eventi, musicisti, artisti, sarti, sarte, e tutto il comparto tecnico e tutti i comparti dello spettacolo e della cultura siamo qua. Sono con noi anche gli operatori museali che non sono una parte indifferente in questa città. Oggi Oggi cosa avete fatto oggi? siamo andati a mettere uno striscione sul cavalcavia di Servola che diceva mai più morti sul lavoro, perché la nostra prima preoccupazione è ricordare chi non c'è più, perché troppe volte la sicurezza viene messa in secondo piano per assicurare profitti più alti alle grandi compagnie. E secondariamente poi siamo andati in Campo San Giacomo, dove c'era l'indicazione di un ritrovo generale. Siamo stati in Campo San Giacomo con circa altre 300 persone, Mantenendo le distanze di sicurezza. tutti in distanza di sicurezza. Riempivamo praticamente tutto lo spazio davanti alla chiesa. Noi siamo per il rispetto delle norme igieniche, siamo consapevoli che c'è un'emergenza sanitaria in corso e proprio per quello che diciamo non possiamo riaprire tutto fregandocene delle conseguenze. Dobbiamo essere uniti a chiedere soldi per tutti, perché questo è quello che manca. Gli affitti continuano ad arrivare, le bollette continuano ad arrivare e invece non arrivano le casse integrazioni, per esempio. Dietro di voi, infatti, c'è uno striscione, di te, scusami, dietro di c'è uno striscione, cosa c'è scritto? Stop affitti, reddito di quarantena ora. Ovviamente perché ci sono tante persone che non hanno evidentemente uno stipendio in questo momento, però devono continuare a pagare la propria casa, la casa dove vivono. Ne abbiamo appena messo uno, stop alle bollette, fuori dalla CEGAS. E le bollette continuano ad arrivare e dobbiamo continuare a pagarle. Allora solo dovete dirci come facciamo a pagarle, perché sicuramente non è quel bonus dei 600 euro che possiamo vivere, le famiglie non hanno più soldi per fare la spesa e in più non c'è neanche la libertà di andare in giro rispettando pure le misure di sicurezza. Va bene, allora io ti ringrazio e vi auguro buon 1º maggio.